ho sempre saputo che volevo fare questo come mestiere, cioè in fondo. Fin da piccolo era l'unica cosa che piacesse fare. Anche a scuola ricordo che disegnare era l'unica cosa che mi prendeva, che mi attraeva completamente. Ora sono agli inizi. Come tutti gli inizi non è facile, soprattutto per un pittore. Quindi ci sono molte cose che non ti remano incontro. Penso che la Costiera Amalfitana sia un luogo perfetto per la pittura in plein air. I colori che colpiscono le case, le montagne, il mare, la spiaggia, almeno per me sono diversi. Hanno un tocco completamente diverso da qualsiasi altra città, da qualsiasi altro posto. Scendo ad Amalfi di solito, o a Ravello, qualsiasi sia il luogo, inizio con un caffè. Mi prendo un bel caffè, esco fuori dal bar e lì decido. Non c'è un luogo preciso. Mi piace ogni giorno cambiare. Sento in un modo molto coinvolgente il mio paese. Lo vivo ogni giorno come da turista. Vado via per le stradine a scoprire, che ne so, un luogo, un posto nuovo, una veduta nuova, pur vivendo da 30 anni in questo paese. Il disegno è la prima cosa. Io inizio disegnando con il pennello direttamente le figure principali, le masse, le grandi masse, facendo sempre una sintesi con quello che vedo. Perché quando sei fuori sei preso da mille cose, sono sempre circondato da mille persone. Ed essere circondati fuori da queste mille persone, inizialmente quando iniziavo a dipingere, mi davano molta distrazione, cioè distraevano comunque il lavoro. Mentre poi con il tempo, uscendo giorno dopo giorno, ti rendi conto che proprio questi giorni così, trascorsi tra le persone, ti danno un'esperienza che un libro, un maestro non ti può dare. Forse una cosa interessante è anche questa, come raccontavo prima, il disegno che cambia la tua giornata, quindi cambia il tuo modo di vedere, cambia la voglia di scoprire qualcosa di nuovo. Nell'ultimo periodo me ne sono capitate di cose nuove, cose che non avevo affatto pianificato. Tra cui ho conosciuto una ragazza che si chiama Giulietta, che poi è diventata mia moglie pochi mesi fa. E lei è di un'altra nazione, è argentina. E lì, in Argentina, ho iniziato a dipingere il mio primo quadro in preghiera. Ho dipinto la sua casa. La casa di Tucumán. E lì mi sono innamorato della pittura in plein air. Lì ho capito che la pittura fuori è molto di più che dipingere e raffigurare quella cosa perfetta com'è. Ma puoi cercare di dipingere anche attraverso una sintesi. Attraverso una sintesi di forme, di colori. Mi diventa molto più facile trasmetterlo e comunicare attraverso un'immagine che con una parola. Quindi forse anche per questo ho deciso di fare il pittore. Sono convinto che se tu sei sincero con te stesso e riesci a trasmettere la tua sincerità su una tavola non più grande di 18, 24 centimetri, una tavola di pochi centimetri, lì sei un grande.